In apertura parliamo della filiera avicola perché ieri sera a Roma il presidente Frattura insieme agli amministratori di GAM e Amadori, da RSU e i sindacati hanno sottoscritto gli accordi per la rinascita della filiera avicola molisana. Si apre una nuova era per uno dei settori trainanti dell'economia locale, ha detto Frattura. Dopo la rapina di ieri in pieno centro a Campobasso e danni di una gioielleria, oggi due bulgari sono stati fermati per tentato furto di materiale ferroso a Larino. I molisani chiedono maggior controllo e sorveglianza da parte delle istituzioni. Non si ferma la scia di sfratti esecutivi a Campobasso e provincia. In tanti non riescono nemmeno a pagare l'affitto delle case popolari e lo IACP ha deciso di buttare fuori tutti gli inquilini morosi. Intanto i sindacati e le associazioni a difesa del diritto della casa chiedono maggiori garanzie e più presenza alla regione e alle istituzioni. I lupi hanno perso con il San Nicolò, squadra che torna alla vittoria dopo 2 mesi e mezzo. Entusiasta il mister Massimo Epifani per il trionfo in casa per la 25ª giornata di campionato. Intanto nei campionati universitari nazionali battuto il CUS Molise dal CUS Foggia. Bentrovati dalla redazione di Molise TV, nuova era per la filiera avicola molisana. Ieri sera a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico il presidente Frattura ha firmato gli accordi per il rilancio del settore. Vediamo i dettagli nel servizio. Rilancio della filiera, salvaguardia dei livelli occupazionali e riqualificazione delle professionalità presenti sul territorio. Sono queste le basi degli accordi firmati ieri sera a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico dal Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura. Si apre finalmente una nuova era per la nostra filiera avicola che può guardare al futuro con più certezza, ha commentato Frattura dopo la firma dell'accordo che vede nel progetto il coinvolgimento del gruppo Amadori, leader a livello europeo del settore. La Regione, ha sottolineato Frattura, continuerà a compiere gli sforzi necessari per il successo dell'operazione che passa per due punti fondamentali, la riqualificazione dei beni della filiera e l'assunzione progressiva dei lavoratori. Gli accordi firmati dal Ministero dello Sviluppo Economico sono stati sottoscritti dal Presidente della Regione Molise, dalla RSU di GAM, dall'amministratore unico di GAM Giulio Berchicci, dall'amministratore delegato di Amadori Massimo Romani, dai segretari nazionali delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali CGL, CIS, UIL e UGL. Da oggi ci assumiamo tutte le responsabilità per dare nuova vita ad un settore trainante dell'economia locale, ha concluso Frattura, in attesa del perfezionamento della procedura di acquisto dei beni della filiera da parte di Agricola Vicentina SRL. E intanto l'assessorato alle politiche agricole e forestali della Regione Molise ha reso noto che l'autorità di gestione del PSR Molise 2014-2020 nell'ambito del programma di sviluppo rurale intende selezionare ed accreditare gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura mediante l'avviso pubblico e conseguire migliori livelli di competitività e sostenibilità delle imprese regionali è il principale obiettivo del bando di imprese regionali. E degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura destinati a fornire servizi a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali. L'avviso pubblico definisce le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande per il riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale e per l'approvazione dell'elenco dei soggetti fornitori di consulenza. Le domande di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 6 aprile del 2017 ai fini dell'inserimento nell'elenco, che sarà successivamente aggiornato con scadenza quadrimestrale, quindi il 30 settembre, il 31 gennaio e il 30 aprile di ogni anno. Tutti i documenti che riguardano l'avviso pubblico sono disponibili sul sito della Regione Molise. Passiamo alla cronaca. Rapina in orario di apertura ieri a Campobasso alla gioielleria Sprovieri. Il proprietario non sa ancora quantificare i danni. Anche a Larino, per tentato furto aggravato, due bulgari sorpresi grazie alla segnalazione dei cittadini. Vediamo il servizio.
Il Molise è sempre meno sicuro dagli attacchi dei malviventi. Nella mattinata di ieri una nota gioielleria del centro Campobassano è stata presa di mira immediatamente dopo l'apertura. I banditi avrebbero agito armati e a volto coperto, immobilizzando il proprietario, che però è riuscito a dare l'allarme. Sembrerebbero ingenti i danni subiti dalla gioielleria Sprovieri. Stando ad una prima stima, il bottino comprensivo anche di diversi orologi Rolex di elevato valore. Le forze dell'ordine stanno cercando due uomini che si sono dati alla fuga a piedi tra i vicoli del centro storico e i filmati della videosorveglianza sono ora al vaglio degli inquirenti. Sono stati istituiti diversi posti di blocco sulle principali arterie della città. E a Larino è stato invece sventato un tentato furto aggravato. Una coppia, grazie alle segnalazioni dei cittadini e militari impegnati in servizi di pattugliamento, i carabinieri del nucleo del comando di Larino sono riusciti a bloccare i due mentre tentavano di allontanarsi frettolosamente con la refurtiva di attrezzi agricoli e materiali ferrosi, che però poi hanno abbandonato sul posto. Condotti in caserma e denunciati, la refurtiva interamente restituita al proprietario. E la politica è in lutto per la morte improvvisa dell'ex sindaco di Agnone Michele Carosella. Attualmente rivestiva la carica di consigliere comunale nel centro Alto Molisano, è morto alle prime luci dell'alba nella sua abitazione di Agnone. Inutili sono stati i soccorsi del 118 che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatarne la morte per arresto cardiaco. E ancora difficoltà nelle case popolari di Campobasso per molti inquilini che non riescono più a pagare l'affitto. Nelle prossime settimane sono stati annunciati nuovi sfratti esecutivi. I sindacati e le associazioni a sostegno degli inquilini chiedono un'azione decisiva da parte della Regione e delle istituzioni. Vediamo il servizio. Sempre più poveri, con difficoltà infinite, l'emergenza abitativa è uno dei problemi più sentiti dalla popolazione molisana che non riesce ad arrivare a fine mese. Nelle prossime settimane sono stati segnalati nuovi casi di sfratti esecutivi da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso. La segnalazione arriva dall'ASI, Associazione Inquilini e Abitanti, aderente all'USB Unione Sindacale di Base, che ha denunciato l'intollerabile silenzio della Regione e delle istituzioni, inerti davanti al dramma di intere famiglie costrette a subire senza colpa, per la gravissima situazione economica in cui versano, la perdita del diritto alla casa. Il comportamento della Regione, hanno criticato dal sindacato, è deplorevole. Non solo non ha riaperto il bando per accedere al fondo per la morosità incolpevole, ma è sorda alle richieste da più parti sollevate di un incontro per mettere fine a questa situazione. Non è più possibile continuare a delegare alle istituzioni caritatevoli la gestione della difficile situazione abitativa del Molise, oramai al collasso sul piano delle garanzie sociali e civili. La morosità nelle case popolari, ha commentato il segretario Calce, è in aumento anche per colpa dell'ultima legge regionale, che ha comportato un aumento dei canoni, portando gli inquilini a non poter più pagare l'affitto. A tal proposito, l'ASIA USB ha inviato una nota al prefetto di Campobasso affinché si possa arrivare in breve tempo ad un incontro fra tutte le istituzioni preposte al fine di evitare gli sfratti previsti nelle prossime settimane e avviare reali politiche sociali a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi sociale ed economica. Sul piede di guerra il Comitato Scuole Sicure di Isernia, che stanco dei continui rinvii, chiede risposte sicure al presidente della provincia Lorenzo Coia, reclamando anche l'intervento del prefetto. Per noi Angelica Calabrese. Torna in campo il Comitato Scuole Sicure per Isernia, che fa il punto sull'attuale situazione in una nota inviata agli organi di informazione, preannunciando l'intenzione di percorrere altre strade, non esclusa, dicono, quella giudiziaria. A distanza di quasi tre mesi dai nostri rilievi sulla documentazione trasmessaci a novembre, si legge nel comunicato stampa, la provincia risponde inviando di nuovo tre certificati relativi all'istituto. A riguardo si evidenzia che uno di tali certificati addirittura è stato rilasciato ben 22 anni dopo l'ultimazione dei lavori di sopraelevazione dello stesso istituto e fa riferimento ad una legge regionale emanata 12 anni dopo l'ultimazione di tali lavori. In particolare, questo certificato, che nulla dice in ordine alla sicurezza sismica dell'edificio, riporta dei timbri con date giugno 2004 e febbraio 2010, quindi successivi ai terribili terremoti del 2002 e del 2009.
Sempre lo stesso certificato, fotocopiato e rilasciato in copia conforme, forse utile a tacitare le preoccupazioni dei genitori dopo quegli eventi, risulta essere niente affatto significativo sotto il punto di vista della valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico. Per quanto riguarda gli istituti Manuppelle e Maiorana, prosegue il Comitato Scuole Sicure, non sono proprio stati considerati nelle risposte dateci dalla provincia, vale a dire che per questi altri due edifici nulla è mai stato detto dalla provincia riguardo agli stringenti obblighi di legge per la redazione delle verifiche sismiche. A Coia e Tombolini il Comitato torna a chiedere che valutino attentamente quanto dettagliatamente evidenziato nelle richieste e considerino le risposte che fanno capo alle loro importanti funzioni, fornendo risposte esaustive in tempi brevi. In caso di assenza di risposte, il Comitato, come già detto con rammarico, percorrerà altre strade, non esclusa quella giudiziaria. In conclusione, l'appello ad intervenire è rivolto al prefetto al fine di ottenere dall'ente provinciale le risposte riguardo alla sicurezza degli edifici scolastici in termini di valutazione del rischio sismico e di agibilità degli edifici in conformità a quanto chiaramente prescritto dalle vigenti norme. Questa mattina si è svolta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli la cerimonia religiosa per il mercoledì delle ceneri davanti a medici, personale sanitario e famiglie dei pazienti ricoverati. Vediamo. Questa mattina il Vescovo Bregantini ha celebrato la messa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli. Mercoledì delle ceneri, che assume un significato particolare legato al momento storico che sta attraversando la nostra società e la Chiesa. Due tematiche importanti ha affrontato Bregantini: il significato delle ceneri, parlando di passato e futuro, di polvere alla quale si fa ritorno, e poi l'importanza di convertirsi per avere una concretezza del nostro cammino e per dare valore alla vita. Nel reparto del Cardarelli, dove si affrontano i casi più gravi e dove si lotta tra la vita e la morte, il Vescovo Bregantini fa sentire tutta la solennità del primo giorno di Quaresima e durante la funzione liturgica ha sparso un pizzico di cenere sul capo dei fedeli. È un giorno di responsabilità e si chiede di capire il mistero della sofferenza. Ai ragazzi sulla lavagna nelle scuole io lascio questo slogan, fatto di tre S. La sapienza della vita si impara dalla scienza e dalla sofferenza. Capite? La sapienza è l'obiettivo della vita, imparare a vivere con sapienza, con dignità, con responsabilità, con fiducia e con speranza. La sapienza è l'obiettivo. I mezzi sono la scienza, lo studio, l'impegno, la specializzazione, la capacità di essere altamente qualificati, quindi un invito a tutti i giovani a vivere bene, ma anche a questo luogo, a ogni medico, a ogni prete, a ogni papà e mamma, a continuare a studiare. Poi però bisogna unire sempre la sofferenza, perché la terza S, la sofferenza, condisce la scienza e la rende umile, e insieme la scienza dà alla sofferenza il suo messaggio. Non si può spaccare mai ciò che sai e ciò che sei. Capite? Sei ciò che sai e sai ciò che sei. All'interno del progetto degli itinerari di Federico II c'è anche il Molise con il comune di Rocca Mandolfi, unica realtà molisana che si unisce a partner istituzionali di spessore come la regione Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. L'obiettivo principale del progetto è incentivare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio degli itinerari federiciani nelle località legate a Federico II. Nel caso specifico del Molise, lo stesso castello di Rocca Mandolfi ha una storia legata a Federico II. Il progetto prevede un itinerario turistico da Rocca Mandolfi a Melfi e sono previste anche attività con le scuole. Il progetto sarà presentato ufficialmente venerdì 3 marzo alle ore 18 e a Rocca Mandolfi presso la ex cappella di San Gaetano. Dopo i saluti del sindaco Giacomo Lombardi interverranno Roberto Colella, fautore in Molise degli itinerari federiciani, e Antonio Di Lallo del GAL Molise.
E dalla valorizzazione del territorio passiamo alla pagina culturale. Il 3 marzo sarà ospite di Poietica il poeta e saggista siriano Adonis, universalmente riconosciuto come una delle voci più importanti della letteratura mondiale contemporanea. Nella sua Lectio Magistralis affronterà le tematiche della madreterra, del Mediterraneo, culla della civiltà e dell'esilio, per poi allargare il discorso a tematiche di strettissima attualità, quali il mondo islamico, il terrorismo internazionale, le migrazioni e la convivenza tra popoli diversi. L'ultimo suo libro, La foresta dell'amore in noi, è stato pubblicato da Guanda, una raccolta potente il cui linguaggio fluido e ardente del maggior poeta arabo contemporaneo ribadisce con energia la fiducia nella poesia come via privilegiata per la conoscenza. Comunque ci saranno i biglietti che si potranno acquistare in prevendita presso il botteghino del Palazzo Gillo di Campobasso. Passiamo allo sport. In apertura il calcio di Serie D, girone F. Sentiamo come il mister del San Nicolò Teramo, Massimo Epifani, commenta la vittoria della 25ª giornata di campionato nella gara con il Campobasso. Si torna a trionfare dopo ben 2 mesi e mezzo. Vediamo il servizio. Torna a trionfare al Bonolis il San Nicolò Teramo, una vittoria attesa dallo scorso 12 dicembre. A livello statistico è la cosa più importante. Però rimane oggi che abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che stava in salute, che veniva da 4 risultati utili consecutivi, tra cui aveva vinto 3 partite. Non era facile, la squadra ha fatto bene, abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo stati bravi anche il secondo tempo ad amministrare, rischiando pochissimo, tranne il calcio di rigore che mi sembra dato a loro un po' esagerato per rigore dato. Però la squadra ha fatto bene, sono contento. Ma ero sicuro che facevamo una grande partita oggi perché li ho visti bene in settimana, li ho visti bene domenica a Cesena e adesso dobbiamo cancellare subito questa partita, pensare già da martedì alla prossima perché il San Nicolò deve ragionare in questa maniera. Mister Epifani si è complimentato poi con i ragazzi per le prestazioni in campo. Ma Medesingo e la scuola hanno fatto tutti benissimo, non bene. Da Ciotti che ha parato il calcio di rigore in un momento importante della partita. Grande prova di Massetti anche. Massetti, ma Andrea ha fatto anche una grande partita domenica scorsa, ma tutti. Iniziamo a stare anche bene a livello atletico. Faccio i complimenti a tutti. E apro e chiudo parentesi per un ragazzo che sono 2 settimane che non si allena, che per niente durante la settimana, che è Simone De Santis. Ha rifatto una grandissima partita nonostante ha un problema flessore. E oggi ci tenevamo anche in maniera particolare perché in settimana il nostro team manager gli è mai venuto a mancare l'amato fratello in una maniera inaspettata. Oggi siamo stati vicini a lui, gli dedichiamo questa vittoria anche se per quanto riguarda la vita, la vittoria non è niente in una partita di calcio, però oggi gli abbiamo dedicato una piccola gioia in questi giorni che ha passato veramente male. E continuiamo con il calcio di Serie D, sempre girone F, sempre 25ª giornata di campionato, però questa volta tra San Marino e Matelica, terminata 2-0 per i padroni di casa. Ottavo risultato utile consecutivo e playoff più vicini, la rincorsa della squadra di Di Meo comincia a concretizzarsi e la vittoria sul Matelica è il bollino sulle carte in regola. Non è stata una gara priva di sofferenza, anzi nei primi 45 minuti i marchigiani hanno messo in difficoltà più volte i biancazzurri sotto porta. È mancata la brillantezza dei vari Pera, Esposito e Titone. Bartolini sulla sinistra scarica dentro prima Titone, poi Pera, non riescono a spingerla dentro e il centravanti ex Rimini invoca invano il calcio di rigore. Partita spigolosa, diverse interruzioni, ma Matelica sempre in pressione. Baldinini per Titone, torsione quasi vincente. E la traversa a negargli la gioia del gol. Sulla ribattuta Manuel Pera non rende merito alla sua notorietà di killer sotto porta. Dini se la ritrova tra le braccia. Insistono gli ospiti, Marsili dalla distanza. Dini, un po' sorpreso, rimedia in angolo. Tocca ad Esposito sollecitare la difesa di Di Meo, che trova sempre il modo di salvarsi. Spesso nel calcio accade
che la squadra che preme attacca ma non segna, poi lo subisce. Discesa e cross di Luca Menini, buono punto. Si arrampica per andare a depositare in rete alle spalle di Marco Antognini. Tutto questo al minuto 1 dei 3 di recupero concessi dal direttore di gara nel primo tempo. Gol con dedica del numero 10 ex Rimini. Il vantaggio gonfia il San Marino, che nella ripresa aumenta il proprio vigore agonistico e comincia a martellare l'avversario, costretto ad indietreggiare di diversi metri il baricentro. Cenci non lontano dalla traversa, poco dopo lo stesso numero 8 atterrato in area per il direttore di gara e giallo per simulazione. Marsili prova a mettere ancora in imbarazzo Dini, che risolve in due tempi. Buono Conto giganteggia, servizio per Olcese anticipato di un soffio sul proseguo dell'azione. Cross di Caprioni che si trasforma in una conclusione velenosa che tocca la traversa. Minuto 17, buono Conto per Olcese, il centravanti è intelligente nell'aprire sul rimorchio di Baldazzi. Il capitano capitalizza e porta il Titano sul 2-0. Nel finale il Matelica scarica solo cross in area alla ricerca di qualcosa che possa riaprire i giochi, ma ad andare vicino al gol è ancora il Titano, prima con il solito buono Conto, poi su Baldazzi l'intervento è falloso, ma l'arbitro non infierisce sulla ex capolista, che con tutta probabilità vede bloccarsi le chance di rincorsa alla Fermana, proprio a San Marino. Nel finale espulso Baldinini dalla panchina e l'ottimo Gassama. Grande partita quella del francese per doppia ammonizione. Nello spogliatoio la grande festa di una squadra che ha ritrovato la sua forza al San Marino Stadium. San Marino batte Matelica 2-0. Infine il basket, si è battuto dalla prima sfida con il CUS Foggia, il CUS Molise, che nonostante la grinta e il cuore è costretto ad alzare bandiera bianca. Cominciamo dunque con un KO, i campionati nazionali universitari per la selezione di basket guidata in panca da Sabatelli e Filipponio, che il 13 marzo nel return match dovrà mettere a segno una vera e propria impresa per passare il turno. La selezione molisana ha pagato a caro prezzo anche l'assenza di giocatori importanti che hanno privato il gruppo di quel pizzico di esperienza necessaria in una sfida del genere. È stato un peccato, spiega al termine del confronto Mimmo Sabatelli, selezionatore del CUS Molise, insieme a Filipponio. Abbiamo incontrato una squadra che gioca insieme da tanto tempo, al contrario nostro, e questo è un aspetto importante. E dopo lo sport adesso ci dedichiamo al meteo. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni meteo per la giornata di giovedì 2 marzo. Pressione medio-alte interessano ora le regioni centro-meridionali dello Stivale, garantendo condizioni di tempo stabile. Bel tempo su Molise, Puglia e Basilicata, eccezion fatta per qualche innocuo annuvolamento. Temperature per lo più stazionarie. Venti moderati settentrionali in ulteriore diminuzione. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da mossi a poco mossi. La minima a Campobasso è di 3 e la massima 11, a Isernia una minima di 0 con una massima di 10, Termoli la minima è 8, la massima 14. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.